Buongiorno, oggi siamo a metà settimana. Oggi rispondiamo a alcune domande. Da quanto stai imparando lingue? Di cominciare a impararle nel modo in cui sto facendo. Tra i 17 e i 18 ho scoperto questo metodo. Qual è stata la più difficile e più facile per te? La lingua più difficile al momento è il russo. Il motivo principale è semplicemente una questione di tempo che ho da dedicarci. Mentre la lingua più facile penso sia stata il francese per me. Ho trovato i video di Français Authentique e questo mi ha reso molto facile l'apprendimento. Cosa fai per mantenerle tutte giorno dopo giorno? E quando ho l'opportunità di usare lo spagnolo, il francese o il rumeno, li utilizzo il più possibile se ho amici o se ricevo messaggi in quelle lingue. Mentre il russo e il tedesco li sto praticando adesso attivamente per appunto impararli. Con quale lingua hai più contatto e meno contatto? La lingua con cui ho meno contatto adesso penso sia il francese. Quante lingue vuoi parlare? Bella domanda, non ho un numero fisso, semplicemente mi sono detto che nella mia vita voglio continuare a aggiungere una o due lingue ogni 2-3 anni, quindi spererei di riuscire a parlare almeno 10 lingue bene col tempo e poi andare avanti continuando. Hai un profilo su iTalki? Non ho un profilo su iTalki. Scusa, sono una donna, ecco perché chiedo molte cose. Congratulazioni, segui i tuoi video e ho imparato molto da te. Grazie mille per le domande. Akita, ho una domanda per il prossimo Q&A. Quando hai iniziato Italiano Automatico, come hai trovato la tua audience o pubblico? Cioè noi, all'inizio. E anche oggi, fai qualcosa di particolare per promuovere il tuo lavoro? Ciao Akita. Allora, a dirti la verità, quando ho iniziato a fare le cose per Italiano Automatico, l'unico pensiero che avevo era di creare risorse che avrei voluto nell'imparare io lingue. Non stavo pensando a come trovare una audience, semplicemente volevo aiutare amici o persone che come me stavano imparando lingue e avevano bisogno di quel tipo di materiale, no? Facendo così, pian piano, amici, studenti, insegnanti o parlavano ad altri del fatto che stavo creando questo materiale. Per i primi 2 anni non ho pensato altro che creare risorse e aiutare. Poi sì, l'anno scorso ho provato a usare qualcosa come Facebook per appunto promuovere qualche post eccetera, ma penso che funzioni, però preferisco una crescita organica. Tuttavia, se trovi modi di usare la pubblicità per aiutare gli altri col tuo materiale, assolutamente ti consiglio di farlo. Ciò che faccio oggi invece per promuovere il mio lavoro è lavorare tutto il giorno, tutti i giorni, cercando di creare qualcosa di utile. Nient'altro al momento. Spero tanto che questo funzioni. Occasionalmente potrei usare magari $5 per promuovere un post su Facebook e lo faccio nei casi in cui è un qualcosa di molto interessante che voglio far vedere a più persone che imparano l'italiano. È da tanto che non lo faccio. Melissa, una cosa su cui sono curiosa è: come fai per non tradurre quello che ascolti in un'altra lingua nella tua lingua madre mentre stai ascoltando l'audio? Ci sono esercizi per questo? Grazie. Ciao Meli, c'è una tecnica che potrebbe aiutare in questo e si chiama shadowing. Praticamente ascolti degli audio con sotto il testo e mentre ascolti l'audio tu leggi. Così hai nelle orecchie la lettura di un nativo o la parlata del nativo e allo stesso momento tu puoi, seguendo il testo, pronunciare tutte le parole che senti e vedi. In questo modo non avresti il tempo di tradurre nella tua lingua. Poi ovviamente aiuta molto proprio immergersi in una lingua. Ok, allora, il vincitore del pacco di questa settimana è... Oggi annunciamo il patron che ha vinto il corso. Il vincitore di oggi è Arpi Tarpignan. Buon apprendimento! Arpi Tarpignan, congratulazioni, contattami via mail oppure lasciami la tua mail nei commenti di YouTube o come messaggio privato, come vuoi, così posso darti accesso al pacco. Ci sentiamo domani, un abbraccio e buona giornata.